a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi facciamo un video dove vi spiego come utilizzare il Pico Zerotech Dobby, un drone con la portabilità esagerata che però in certe situazioni io preferisco usare con un controller. Ovviamente lui nasce per essere usato con lo smartphone perché con la sua portabilità lo si può tenere in tasca, in una borsa, cioè dove si vuole lo si tira fuori in un attimo, si prende lo smartphone e in un attimo il drone è in volo e pronto a fare le nostre riprese preferite. Però io in certi tipi di voli preferisco usare il radiocomando, o meglio un controller, quindi siccome che lui non ne ha uno suo dedicato, bisogna acquistarne uno generico tipo questo, che è un controller normalissimo che si usa per Android, per giocare ai videogiochi su Android, quindi un controller che costa circa 15-20 euro e poi dipende dal modello. Vi lascio il link magari di questo qua che ho acquistato io sotto in descrizione. Scaricare l'applicazione Octopus, di cui ho già fatto un tutorial per come utilizzarla appunto con un controller per i droni che non ce l'hanno. Vi lascio sopra nelle schede il video con il tutorial. E quindi un controller da 15-20 euro, applicazione Octopus e anche lo Zerotech Dobby diventa un drone con un controller. Quindi adesso per prima cosa andiamo ad aprire l'applicazione. Aspettiamo che si apre. Ok, è aperta. Vedete che io ho già caricato dentro l'applicazione Dofan, che sarebbe l'applicazione dello Zerotech Dobby. La vado ad aprire da Octopus, quindi mi va ad aprire l'applicazione. Ok, l'applicazione adesso è aperta ed è pronta per connettersi al nostro piccolo Zerotech Dobby. Adesso vado ad accendere lo Zerotech Dobby. Ok. Adesso andiamo a connettere il wifi del nostro Dobby. Diciamo la procedura è la stessa come quando si vola senza controller. Quindi aspettiamo che arriva, ecco che è arrivata la rete wifi del Dobby. Lo connettiamo. Ecco, adesso abbiamo l'applicazione aperta, il controller che già era stato configurato per Octopus, quindi appena l'ho acceso si è connesso Bluetooth e l'ha rilevato. Quindi tutto a posto. Infatti vedete che se io vado a muovere le levette si muove il pallino dentro nell'applicazione, quindi è tutto a posto. A questo punto non ci resta che decollare. Aspettiamo che magari arriva qualche satellite in più, perché comunque qua c'ho la casa davanti e qua i satelliti, quindi fa un po' fatica a prenderli, anche se vabbè lui può decollare tranquillamente anche senza satelliti perché comunque ha i sensori sotto che lo tengono perfettamente in stabilità. Ok, guardate ragazzi come lavora bene, vedete? Ragazzi, una cosa importante è che dovete sempre avere l'applicazione Dofan, quella diciamo aperta solo in Octopus. Non è che avete anche l'applicazione Dofan aperta in background, quindi chiudete sempre l'applicazione Dofan se ce l'avete aperta in background, perché sennò fa conflitto quando poi l'andate a aprire anche in Octopus e si crea un conflitto e il drone diciamo non lavora bene, va a scatti, comunque fa cose strane perché si sono aperte due applicazioni che lo vogliono comandare. Quindi chiudete sempre la Dofan che aprite normalmente, che rimane aperta in background, e usate quella da Octopus quando volete usare il radiocomando, o meglio il controller. Quindi abbiamo il nostro Zerotech Dobby con una portabilità esagerata. Un drone che pesa sotto i 250 grammi, che registra video di qualità più che buona con un'ottima stabilità seppure elettronica, e abbiamo un controller che ci permette comunque una gestione
del drone più precisa in certe situazioni, perché è vero che lui lavora bene con lo smartphone, nel senso che l'applicazione è fatta bene e anche muovendo le dita sul display il drone risponde bene, però in certe situazioni, in certi voli, io preferisco sempre il controller. Quindi avere l'alternativa di poter scegliere se usare il controller o meno per un drone che normalmente non ce l'ha, perché lui, diciamo, la Zerotech non l'ha mai dotato di un controller neanche optional, diciamo che è una cosa che con poca spesa si ha comunque tanta resa. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho fatto vedere a usare un controller con lo Zerotech Dobby vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un volo, un test, una recensione o quello che volete. Ciao! We'll be right back.